che vogliamo riportare al centro della vita politica, sociale e culturale di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e anche di tutta Italia, le persone. La manifestazione prima le persone non è solo uno slogan, ma ha il significato di porre fine a una politica fatta di violenza, di esclusione, di rancore verso il prossimo, di divisione sociale. Oggi non abbiamo nessuna proposta politica se non l'odio, la violenza e la divisione della società. Vogliamo che questa situazione finisca e che si torni a una coesione democratica e a un'inclusione di tutti i cittadini e degli stranieri nella società italiana. Prima i diritti, proprio questo è anche il significato, perché quello che vediamo è creare una serie di recinti chiusi dove si stabilisce qual è la famiglia giusta, quali sono i diritti giusti. Invece io credo che la società italiana meriti di più, e quindi prima le persone vuol dire che non dobbiamo stabilire primi, secondi, terzi, ultimi, ma tutti abbiano le stesse possibilità di esprimersi. Ci sono tante persone che è il filo conduttore di questa iniziativa. Diciamo prima le persone e abbandoniamo lo strumentale utilizzo delle parole contro le persone, contro le differenze, e vogliamo manifestare che c'è un sentimento positivo che crede che di fronte alle difficoltà tutti assieme si può andare avanti. La piazza è importante, è indispensabile esserci in questo momento a dimostrare, non soltanto con la protesta ma anche con la proposta, il fatto che quello che sta accadendo nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, anche nel resto del mondo, deve finire. Non possiamo più pensare che le, possiamo chiamarle così, vertenze umane siano completamente disattese, nessuno più ne parla. O meglio, si stanno creando degli argini giganteschi tra il nostro mondo, il primo mondo, e il resto del mondo. Noi vogliamo veramente restare umani.